La verità è un bene prezioso che merita di essere protetto con determinazione. Attraverso questa frase vogliamo cominciare oggi il nostro appuntamento con la vera storia di Padre Pio. È proprio questo l'intento del nostro programma: proteggere la verità attraverso testimonianze, racconti e documenti. Lo vediamo. Avete l'opportunità di interagire con noi attraverso il nostro sito internet, padrepio.tv, per rivedere tutti i nostri appuntamenti e anche il nostro canale YouTube, ma anche per conoscere più a fondo la storia di Padre Pio sul mm, sito internet ufficiale dedicato a Padre Pio da Pietrelcina, padrepio.it. Più andiamo avanti nell'andare a raccontare la storia di Padre Pio, più saremo costretti a urlare. La verità. E allora andiamo a San Marco La Catola, lo vediamo, il convento dei frati minori Cappuccini di San Marco La Catola. Vi stiamo raccontando quello che accadeva nel 1905. Proprio in questo convento, lo studentato di Sant'Elia Appianisi si era temporaneamente spostato era chiuso per lavori e si era spostato in questo eh, convento. I superiori così decisero di trasferire lo studentato a San Marco la Catola e noi seguiamo fra Pio a San Marco la Catola e lo facciamo proprio con eh, fra Giuseppe Buenza che è in collegamento con noi da San Marco la Catola, grazie Fra Giuseppe, avremo modo di ritornare da te e eh, ci farai scoprire eh, delle novità, dei racconti proprio su questo periodo particolare che vive. Pio a San Marco La Catola. Ma vediamo un po' qual era la eh, famiglia dei frati minori Cappuccini di San Marco La Catola. Ve vediamo questo lungo elenco di frati che componeva un po' tutta la famiglia dei frati minori Cappuccini di San Marco La Catola dall'ottobre del 1905 al, all'aprile del 1906. Proprio perché era questa, eh, è stato questo il periodo in cui Frappio, insieme agli altri suoi confratelli studenti. Ehm, ecco, mh, tra tutti questi. Questi frati, eh, lo vediamo, circa eh, 12 frati eh, che andavano a comporre questa eh, famiglia francescana eh, attraverso uno studio. Approfondito di padre Riccardo Fabiano che ci va un po' a mostrare quella che era la famiglia di San Marco Lacatola: sacerdoti, sacerdoti eh, teologi, sacerdoti non teologi, chierici di filosofia, fratelli non chierici. Si erano andati ad unire i due, i due studentati, quello di Montefusco e quello di Sant'Elia. Quindi erano tutti qui i frati Cappuccini. A noi interessa citarne solo qualcuno. Uh, vediamo proprio il primo Padre Benedetto Nardella da San Marco il Lamis. Eccolo qui, lo vediamo. E eh, comincia un periodo eh, significativo proprio da eh, San Marco la Catola, perché mh, Padre Benedetto comincia questo eh, rapporto, ecco questa Direzione eh, spirituale. Eh, tra tutti i frati che componevano la famiglia francescana eh, di San Marco la Catola abbiamo letto nella lista di nomi Padre eh, Giustino, ma Padre Giustino era l'insegnante, il professore dello studentato, mentre Padre Benedetto era eh, il guardiano e per prassi era colui che doveva un po' anche dirigere. Eh, questi ragazzi. Ecco, per prassi tutti i ragazzi venivano diretti dal eh, guardiano, dal, che era all'epoca anche eh, quarto definitore provinciale. Eh, diventerà il primo definitore eh, tra eh, qualche eh, mese. E allora mh, noi andiamo per ordine, torniamo di nuovo da, ehm, da Fra Giuseppe Buenza a San Marco la Catola, eccolo qui. Fra Giuseppe, il guardiano era Padre Benedetto Nardella, Fra Giuseppe, Benedetto Nardella da San Marco il Lamis, eh, di cui questo convento, San Marco la Catola. Ecco il gioco anche di parole tra i due luoghi, custodisce un luogo particolare. Allora ci troviamo sempre qui nel convento di San Marco e stiamo andando verso un luogo particolare che riguarda la figura di padre Benedetto Nardella. E questa è la cella che è stata utilizzata da padre Benedetto quando era provinciale. Praticamente parliamo quando padre Pio venne nel 1918 ma comunque resta un luogo particolare. E qui c'è un dipinto proprio di Padre Benedetto fatto realizzato da un artista locale. Padre Benedetto accoglie e incontra Padre Pio qui nel 1905, ma essendo stato definitore provinciale certamente si saranno incontrati, si saranno conosciuti a Morcone quando Fra Pio era novizio nel 1903. Ma padre Pio è qui che approfondisce il suo rapporto uh, con, uh, con padre Benedetto. È qui che diventa suo direttore spirituale fino al 1922. Padre Benedetto. Padre Benedetto era un genio fecondo e un apostolo ardente. Il ministero non esauriva la sua versatilità ed egli sentiva il bisogno di dipingere, di fare versi. Di scrivere tratterelli, temperamento energico, la sua sicurezza si rifletteva nel suo modo di guidare le anime. Era una guida dal polso fermo, di autorevolezza sorprendente. Nel dirigere le anime non si affidava l'ispirazione, ma una conoscenza solida delle scienze morali. La sua dottrina era profonda e limpida senza esitazioni, animata da una persuasione che certo gli veniva da Dio. Ecco, grazie Fra Giuseppe. San Marco Lacatola, lo vediamo, custodisce eh, la sua stanza, eh, ecco, con quella targhetta ex provinciale, padre Benedetto Nardella, aggiungerei anche direttore eh, spirituale di padre Pio da Pietrelcina. Ecco, vi abbiamo anticipato, che nel consiglio, nella direzione spirituale, i frati studenti, per prassi, si rivolgevano al guardiano eh, della fraternità, Padre. Benedetto e che a ciò era deputato ufficialmente, come lui stesso lo ha scritto in una lettera che qui abbiamo un po' riprodotto 13 settembre 1911 eh, quando scrisse al padre generale eh, da San Marco La Catola riferendosi proprio al caso padre Pio da Pietrelcina, ovvero fra Pio da Pietrelcina. E lui scrive fu in questo convento nove mesi, un lapsus perché furono in realtà sei mesi a studiare filosofia e secondo l'uso di allora dipendeva da me. Nella direzione spirituale e da quel tempo volle che io, o nelle occasioni di incontro o per lettera, non gli negassi l'accennata direzione. Quindi, in questi sei mesi a San Marco la Catola ebbe inizio la direzione o guida spirituale, come vogliamo definirla. Di padre Benedetto a padre Pio, tanto provvidenziale nel cammino di santità dello stigmatizzato del Gargano. Ma noi a padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis andremo a dedicare una puntata integrale. Ci dobbiamo per forza di cose soffermare sulla sua vita, su tutto quello che accade perché, appunto, come abbiamo anticipato, è fondamentale la sua, il suo approccio, ma anche il il suo intervento nella, nella vita di eh, Fra Pio, poi eh, giovane sacerdote eh, padre Pio. E a padre mh, Benedetto da qui, da San Marco la Catola, eh, restiamo perché vogliamo raccontarvi la storia dell'altro insegnante. Eh, abbiamo già raccontato i vari precettori eh, di, di Padre Pio a, San a Sant'Elia Pianisi, ma eh, vogliamo fermarci per ascoltare, eh, lo fa per noi eh, Simona Mar Morino, una scheda tutta dedicata all'insegnante eh, dei ragazzi dello studentato di San Marco La Catola che poi gli seguirà. Finalmente eh, questi ragazzi hanno un insegnante per diversi anni, a differenza de dei primi tre precettori, appunto padre Giustino De Santis da San Giovanni Rotondo. Ascoltiamo. A San Marco la Catola Frappio trovò il padre Giustino da San Giovanni Rotondo, che fu il suo lettore, professore di filosofia. Padre Giustino, al secolo Matteo De Santis, nacque a San Giovanni Rotondo il 9 settembre 1873. Vestì l'abito religioso cappuccino il 25 luglio 1890 e fu ordinato sacerdote l'11 aprile 1898 a San Miniato al Tedesco, in provincia di Pisa. Religioso di Santa Vita, Padre Giustino fu amante dell'ordine serafico e della sua religiosa provincia. Si laureò in filosofia per concorso e nelle scuole dell'ordine fu di questa disciplina lettore accurato e scrupoloso. Morì a San Marco e la Catola il 1 settembre 1944. Padre Giustino, religioso di Santa Vita e lettore accurato e scrupoloso, si faceva voler bene dai suoi discepoli. Ne sono una prova le manifestazioni di affetto e di stima ricevette il 14 aprile 1907 in occasione del suo nomastico. Gli studenti gli fecero un'accademia durante la quale gli offrirono un numero unico sul quale figurava anche la poesia di Frappio. Questi rimase affezionato al suo lettore di filosofia e negli anni seguenti, quando se ne presentava occasione, gli mandava volentieri i propri ossequi. ascoltato ehm, padre giustino chi era approfondiamo la sua figura con fra giuseppe che si trova nella chiesa di santa maria di giosafa di san marco la catola a te fra giuseppe sì padre giustino al secolo matteo De santis che all'epoca eh, di padre pio aveva 32 anni consideriamo padre pio diciottenne e questo nuovo insegnante scrupoloso, aveva 32 anni e Padre Pio racconta di un episodio particolare dove uh, il giovane Frappio era andato da Padre Giustino per la confessione e Padre Giustino ha tenuto diciamo così il malcapitato Frappio in questa confessione per tutta la notte, ma non gli ha dato Alcun modo di poter parlare, ha parlato, parlava sempre lui. Questo ci racconta Frappio, questa confessione straordinaria. A tal punto che questa confessione è terminata proprio nel momento del mattutino e quando il giovane Frappio è stato liberato, mentre rientrava, ha trovato i suoi compagni che andavano alla recita del mattutino. E vedevano, avevano visto questo giovane frappio infreddolito, che tremava di freddo perché per tutta la notte era stato in ginocchio sul, sul nudo pavimento per ricevere il sacramento. Si racconta anche che questo oh, fra Giustino, molto, molto scrupoloso, aveva paura di addormentarsi durante il mattutino e ci viene raccontato che mentre recitava il mattutino aveva l'usanza di avere un sasso in mano, in modo tale che se si fosse addormentato e i muscoli della mano si fossero rilassati, questo sasso sarebbe caduto e avrebbe col suo frastuono eh, svegliato, svegliato non soltanto lui, ma anche le persone che, che pregavano insieme. E, spesso delle volte si fissava, si impuntava su alcune frasi, su alcune parole, a tal punto che Frappio ci, ci racconta un episodio, questa volta avvenuto nel convento di San Giovanni Rotondo, dove Padre Giussino per la sua scrupolosità si preparava molto tempo prima per celebrare per l'Eucaristia. Celebrare Frappio ci racconta che una volta lo trovò mentre si preparava alla, alla celebrazione, proprio attraverso il preparazio ad Missa, e si fermò e non riuscì ad andare avanti alle parole ego volo, a tal punto che, che Padre Pio gli ha dovuto togliere il breviario di mano, così da poterlo far andare avanti. Tutti questi episodi... Di, di, di Padre Pio ci raccontano, come abbiamo già avuto occasione di poter capire, la figura, la figura di Padre Pio, come non era soltanto con gli occhi rivolti verso il cielo, ma aveva, aveva desiderio di stare con, con i suoi frati, con i suoi confratelli, con le persone. Era una, è stata una persona completamente innestata nella vita, nella vita affettiva e spirituale delle persone. E abbiamo già parlato eh, di alcuni doni eh, che ha vissuto, che eh, viveva. Uh, il giovane frate Pio da Pietrelcina il dono delle lacrime se ne sono accorti con fratelli a Morcone a Sant'Elia anche qui a San Marco la Catola ci ha raccontato uh, fra Giuseppe le celesti visioni abbiamo raccontato la bilocazione di Sant'Elia Pianisi la battaglia fisica contro il demonio ecco questa battaglia che era appena cominciata l'abbiamo abbiamo raccontato proprio la scorsa volta ma dobbiamo anche aggiungere quello che soffriva quello che Uh, cominciava dentro di sé a um, rumoreggiare, ovvero un martirio, un martirio interno, quello che ne, nella mistica si chiama il martirio degli scrupoli. Ecco, il martirio degli scrupoli. Da una lettera di Padre Pio scritta a Padre Agostino il 10 ottobre del 1915, veniamo a sapere che lui scrive, Gesù cominciò a favorire la sua povera creatura, quindi l'anima di Padre Pio, delle sue celesti visioni non molto dopo. Il noviziato. Poi, è ancora più preciso in un'altra lettera, il 17 ottobre 1915 il martirio degli scrupoli, scrive, fu assai doloroso e per la sua intensità e per la sua estensione. Incominciò sui 18 anni e durò insieme fino ai 21. Um, però um, nei primi due anni esso addivenne quasi insopportabile quando quest'anima. Ciò trovavasi in Sant'Elia e in seguito anche a San Marco la Catola e altrove, fino ai 21 anni. Noi non siamo in grado però di descrivere eh, questo martirio eh, che rimarrà sempre un mistero eh, dell'anima di padre Pio. Martirio degli scrupoli che ehm, fra Pio viveva anche a San Marco la Catola. Ma com'era ehm, Frappio in questo periodo? Ce lo racconta proprio un suo confratello, un suo compagno di studi, ehm, Padre Raffaele Daddario, ovvero Fra Raffaele Daddario da Sant'Elia Pianisi. Ehm, e lui scrive questo: Mentre negli altri studenti noi tenei più libertà, disinvoltura, in Frappio rivelai raccoglimento, mortificazione, come lo avevo lasciato l'anno precedente, quando partì per il noviziato, anche fra Basilio. Notò che Frappio si distingueva dagli altri. Fra Basilio è un altro confratello di Padre Pio, eh, Fra Basilio da Mirabella, che eh, racconta anche nelle sue memorie eh, altri episodi della vita di eh, Frappio da Pietrelcina. Intanto l'anno a San Marco la Catola termina. Quindi, lo studentato eh, dei frati, siamo già arrivati nell'aprile del 1906, eh, e allora eh, ci colleghiamo direttamente con San Marco Lacato, la Catola. Salutiamo Fra Giuseppe. Eh, parroco eh, di eh, San Marco la Catola. Eh, grazie fra Giuseppe per la tua disponibilità eh, con la promessa di rivederti eh, tra qualche settimana quando parleremo di Padre Pio Sacerdote. Io vi ringrazio per, per essere venuti tutti quanti idealmente in questo nostro bel convento con la promessa non soltanto di rivederci quando parleremo di Padre Pio nel 1918 ma anche se passate da queste zone le porte del convento sono sempre aperte per visitare concretamente i luoghi legati alla figura di Padre Pio. Questo non è soltanto un saluto è un arrivederci tanto come come già detto ci rivedremo ci rivedremo fra qualche fra qualche tempo e io, da parte di tutta la nostra fraternità di San Marco la Catola, vi salutiamo con tanto affetto e con il saluto di San Francesco. Pace e bene a tutti e buona giornata. Buona giornata a te, grazie Fra Giuseppe. Lo leggiamo in questa cella di Moroda sacerdote nel 1918. Noi andremo ad analizzare quel punto, ovvero... Quell'aspetto della vita di Padre Pio fu circa un mese, ma dobbiamo arrivare, ecco, con la storia andremo un po' a raccontarvi eh, quello che accadrà nell'anno delle stimmate, nell'anno della stigmatizzazione di Padre Pio. Uh, padre Pio si sposta a San Marco la Catola e resta per un mese, ma di questo ne parleremo uh, più in là, avremo modo di approfondire, abbiamo intravista la, la cella uh, di uh, Padre Pio, avremo modo di entrare e raccontarvi quello che effettivamente accadeva, anche in termini di direzione spirituale di Padre Pio da Pietrelcina con altre figlie spirituali che in quell'occasione conoscerà una famiglia spirituale che poi diventa veramente santa, eh? ne, ne parleremo. Eh, intanto siamo nel 1906, li vediamo tutti questi frati, il primo capitolo provinciale eh, della provincia religiosa di Sant'Angelo e eh, Padre Pio oggi, ma si chiamava Sant'Angelo Foggia, celebrato il 25-27 aprile, aprile 1906 nel convento di Tora. Li vediamo tutti questi frati, fraticelli, perché erano, anche, erano giovanissimi. Eh, vediamo in questa piccola didascalia da sinistra a destra, padre Bernardino da San Giovanni Rotondo. Padre Benedetto da San Marco Illamis che sarà il primo definitore. E poi padre Bernardo d'andermatt il padre generale che venne nuovamente per celebrare il capitolo. E padre Pio da Benevento, eccolo lì, lo vediamo da Franieto D'Abbate, padre Pio Nardone eh, da, da detto da Benevento, il provinciale, eletto provinciale, eh, perché lui era stato eh, precedentemente solo nominato dal padre generale. Poi abbiamo padre Francesco da Savignano e padre Luigi da Serra Capriola che è stato anche anche eh, precettore di, dello studentato di Sant'Elia a Pianisi. E quelli, e sopra ci sono tutta una serie, ecco, intravediamo padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, una serie di frati che hanno partecipato a questo capitolo e hanno eletto i eh, definitori, coloro che facevano parte del Consiglio e che subito, immediatamente, hanno stabilito una cosa, che il, ehm, lo studentato di eh, San Marco la Catola doveva ritornare a Sant'Elia a Pianisi perché mh, erano finiti ormai i lavori di rifacimento della volta della chiesa lo stavano ingrandendo eh, i muratori erano riusciti in sei mesi a riorganizzare questo convento e mh, lo vediamo grazie ad uno studio di padre Riccardo Fabiano che noi eh, non finiremo mai di ringraziare ci aiuterà padre Riccardo anche ad approfondire la, la vita la storia di padre Benedetto e di padre Agostino i due direttori eh, spirituali di padre Pio con uno speciale Dedicato esclusivamente a loro. Ecco, questa era la fraternità eh, a cui si andarono ad aggiungere anche tutti gli altri studenti: questo professorio di cui faceva parte padre Raffaele eh, da San Giovanni Rotondo Guardiano, eh, padre Izzo da Rocca Bascerana Vicario, padre Giustino, l'insegnante, il, il lettore, padre Paolo Carlucci d'Ascoli, poi eh, fra Pasquale Saggese, il cuciniere, fra Diego Ianno, il cercatore fra Pietro Russo da Rocca Bascerana. Ma intanto eh, stando a Sant'Elia Pianisi ricordiamo che sono con noi eh, sia um, Padre Aldo Broccato, nativo di Sant'Elia e lo stesso fra Giuseppe, Padre Giuseppe Trisciuoglio. Che ci accompagnano in questo percorso santeliano e anche oggi eh, torneranno a dare un contributo alla nostra eh, trasmissione. Perché eh, Sant eh, su Sant'Elia c'è tanto da scoprire. Ehm, eh, però prima dobbiamo aprire una parentesi su San Giovanni Rotondo. Ecco, mh, ecco, prima di dare la linea a Fra Giuseppe che ci aspetta nel giardino proprio per raccontarci qualcosa di speciale, di divertente che accadeva anche a Sant'Elia Pianisi, qualcosa di, ehm, di possiamo dire, eh, particolarmente straordinario accadeva qui a San Giovanni Rotondo. Ecco, la vediamo, questa ragazza... Uh, nel 1906 si chiama Lucia Fiorentino, lo ha scritto in, nel suo diario, nelle sue memorie che sono state raccolte da un'altra persona nel 1929, parla di questa visione, uh, come lei la chiama. Ecco, una visione, un albero, un albero di smisurata grandezza. Nell'atrio del nostro convento dei frati minori cappuccini sentì una voce che mi diceva questo è il simbolo di un'anima che ora è lontana e verrà qui, farà tanto bene. A questo paese sarà forte ben radicata come quest'albero e tutte le anime che verranno eh, sia di qui come da lontano se si rifuggeranno all'ombra eh, di, di quest'albero saranno liberate dal male se si umilieranno da questo eh, degno sacerdote ecco e parla da un'anima parla subito del sacerdote riceveranno consigli e frutti di vita eterna e guai Guai a coloro che disprezzeranno i suoi consigli, il suo modo di agire. Il Signore li punirà severamente in questa e nell'altra vita. La sua missione si estenderà da per tutto il mondo e molti verranno a rifugiarsi all'ombra di questo mistico albero per avere frutti di grazia e di perdono. Era il 1906 eh, a San Giovanni Rotondo, Lucia Fiorentino, una visione immaginaria. E anticipa quello che poi eh, accadrà effettivamente a San Giovanni Rotondi. Allora noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. E torniamo a Sant'Elia Pianisi dove ci attende Fra Giuseppe eh, Triscioglio. Um, Fra Giuseppe sei in giardino proprio per raccontarci qualcosa di bello che accadeva tra i frati bello forse brutto per padre Pio perché purtroppo gli accadde qualcosa di, di negativo ma ascoltiamo fra Giuseppe sì difatti era una delle espressioni formative quella appunto di permettere ai giovani frati di poter fare delle escursioni anche in mezzo alla natura eh, durante il periodo in cui padre Pio è stato qui a Sant'Elia possiamo ricordare due episodi uno non tanto piacevole, l'altro invece più piacevole. Iniziamo da quello piacevole che è avvenuto nelle campagne di Macchia Valfortore, praticamente un paesino limitrofo qui a Santelia, dove ecco, il giovane frappio, insieme con i suoi confratelli, eh, per giungere appunto a Macchia dovevano attraversare una, un vigneto il cui proprietario, vedendo ecco, questi fraticelli, insomma, passeggiare per i suoi terreni, aveva anche a cuore che. Eh, potessero in qualche modo cibarsi di alcuni ciliegi che aveva nel suo terreno, per cui invitava questi giovani frati anche a salire sugli alberi e a raccogliere, a mangiare delle, delle ciliegie. Ed era molto contento eh, nel vedere questi fraticelli, insomma, che mangiavano le sue ciliegie, anche se poi ad un certo punto, vedendo, ecco, Tanti fraticelli su questi alberelli, eh, anche come dire, alcuni rami spezzarsi, insomma, il dispiacere che, da un lato, la gioia che i fraticelli si ci bassero, dall'altro, però, il dispiacere che quei rami spezzati potessero poi compromettere come dire, il raccolto per l'anno successivo. Lo stesso Frappio dirà a questo proprietario, a questo contadino, non ti preoccupare che eh, il raccolto, insomma, non, non, insomma non, non sarà minore il prossimo raccolto, il raccolto delle ciliegie, tant'è vero che l'anno successivo, nonostante i rami spezzati, ecco, quegli alberi, il doppio di, di ciliegie. Ecco questo è un episodio simpatico che si racconta. L'altro episodio invece sempre attraverso una di queste escursioni però dall'altro lato verso Casa Calenda si imbatterono i fraticelli in una giornata uggiosa, piovosa, tant'è che arrivando a Casa Calenda arrivarono fradici praticamente a motivo della pioggia e il giovane Frappio che già come dire non aveva una costituzione fisica e una salute, come dire, abbastanza serena e tranquilla, eh, inizio ad avvertire tosse, febbre, tant'è che i frati, i frati minori del convento di Casa Calenda, praticamente chiesero al loro medico di curare questo fraticello e il medico dei frati di Casacalenda chiese a Fra Pio di restare qualche giorno lì a Casacalenda per potersi curare diagnosticando un principio appunto di polmonite una polmonite che poi ecco, padre Pio si porterà per tutta la vita Ecco eh, Fra Giuseppe eh, a questi due episodi bisogna anche accennarne un eh, terzo Episodio che ci viene raccontato. Però eh, tornando indietro con negli anni con il precettore Padre Pietro di Schitella, quindi siamo eh, nel, nel periodo precedente al periodo di San Marco la Catola, dove ehm, in, in, una del, in una di queste passeggiate, ehm, ecco eh, di nuovo la pioggia eh, all'improvviso, in queste passeggiate estive, eh, colpì eh, questi studenti e anche. Purtroppo oh, eh, Frappio si ehm, mostrava come quello più tra virgolette, fragile e rimase tutto eh, bagnato. Eh, eh, ci sono due eh, protagonisti: proprio un sacerdote, eh, Don Prospero, appunto, l'arciprete di Santa Croce di Magliano, che eh, vista questa noiosa pioggerella che poi si infittì e eh, tutti bagnati eh, gli studenti. Uh, fu proprio uh, padre Pietro che chiese a don Prospero uh, uh, se uh, aveva una talare in più uh, per uh, Frappio, che la indossò. E quindi possiamo dire che anche Frappio ha indossato la talare eh, per uh, qualche uh, ora, per, per, per un giorno, chissà, forse sarà tornato uh, vestito da prete a, um, a, a Sant'Elia a Pianisi, questo non lo sappiamo. Mentre l'episodio raccontato da uh, Fra Giuseppe ecco, si riferisce al convento dei frati minori dove Fra Isidoro, che era il guardiano del convento di Sant'Onofrio dei frati minori, vista la situazione dove ci fu questa pioggia improvvisa e eh, fra Pio Uh, dovette eh, restare, ecco, si dovette fermare. Eh, mh, padre Isidoro gli eh, prestò eh, l'abito dei frati minori. Quindi, eh, Frappio eh, ha indossato anche l'abito dei frati minori, chiaramente, chiedendo sempre il permesso al uh, padre insegnante che eh, gli eh, accompagnava. E finalmente, finalmente arriva il giorno della professione solenne, finalmente. Eh, anche gli altri studenti possono eh, direttamente eh, emettere ehm, eh, i voti eh, di povertà, castità e obbedienza. Andiamo nella chiesa eh, di San Francesco eh, di Sant'Elia dove ci attende eh, Fra Giuseppe. Eh, Fra Giuseppe è proprio qui, eh, ai piedi di questo altare, eh, la professione solenne di Fra Pio. Sì, è proprio in questa chiesa che eh, Fra Pio emetterà la professione perpetua insieme ai suoi compagni. I suoi compagni di cammino erano Fra Anastasio d'Aroio, Fra Ferdinando. E, mh, la cosa la sappiamo perché, eh, come vedremo poi, qui a Sant'Elia noi custodiamo il libro delle professioni. E, ai tempi di Padre Pio... Si realizzava una sorta di relazione scritta di proprio pugno di quello che era accaduto appunto quel giorno del 27 gennaio del 1907. Abbiamo, ci troviamo dinanzi a un padre Pio, un frappio diciottenne su per giù che emette la professione dei voti per sempre. E questo avviene proprio in questa chiesa, che eh, come, dire, come tutte le nostre chiese antiche, custodisce ecco, l'altare ligneo eh, del 1714 ad opera dei frati Ebanisti dinanzi appunto alla tela di, del serafico padre San Francesco a cui è dedicata la nostra chiesa. Quindi eh, padre Pio quel giorno vive ecco, sicuramente una delle giornate più importanti della sua vita e noi abbiamo l'onore e il privilegio ecco, di, di vivere proprio in questa chiesa dove tutto ciò è avvenuto. Ecco, Fra Giuseppe, intanto noi eh, ti diamo l'opportunità di eh, salire eh, all'interno del museo che eh, custodisce questa eh, preziosa eh, reliquia della storia e della vita di Padre Pio da Pietricia, questo registro dove eh, Fra Pio di suo pugno ha scritto una bella pagina. Uh, dove ha promesso, ha fatto questa promessa dinanzi a Dio di vivere per sempre, ecco, questo suo sì definitivo nell'ordine dei frati minori Cappuccini. Questo sì al Signore, questo sì. Eh, ecco, a San Francesco eh, d'Assisi e vogliamo chiedere a Padre Aldo che ringraziamo sempre per la sua disponibilità noi lo, lo, lo disturbiamo sempre però è importante Padre Aldo che ci spieghi il senso di questa uh, professione uh, perpetua, professione solenne ecco uh, quanto è importante nella vita di un frate eh no, siccome abbiamo detto, ecco, eh, il periodo di Sant'Elia che va dal 1904 al 1907, circa quattro anni, e che è forse il periodo più lungo dopo San Giovanni Rotondo, eh, del convento dove ha maggiormente soggiornato padre Pio, è servito a padre Pio proprio per fare il percorso del post-noviziato, cioè prepararsi alla professione perpetua. Professione perpetua, che è possiamo dire il culmine di un cammino che fate fa, che comincia il noviziato, poi continua con la professione temporanea fino alla professione perpetua, cioè fino al momento in cui eh, il candidato, diciamo, eh, colui che vuole diventare frate, si consacra definitivamente all'ordine, all alla Chiesa, in sostanza si consacra a Dio. E quindi di conseguenza Padre Pio, proprio a Sant'Eliel, il 27 gennaio del 1907 ha emesso questa professione perpetua, che tra l'altro poi eh, viene scritta di proprio pugno sul registro delle professioni e quindi conserviamo a Sant'Edia ecco, questo documento che Padre Pio stesso ha redatto e che poi viene... Letto e, eh, diciamo professato all'interno di una celebrazione, di un rito che si fa in chiesa. Oggi lo facciamo in modo anche molto più solenne. All'epoca era molto più sobrio il rito e quindi anche la celebrazione magari non c'era nemmeno, nemmeno popolo di Dio. Eh, Padre Pio l'avrà eh, certamente fatto all'interno della Chiesa, ci sarà stato qualche fedele, ma soprattutto c'era la fraternità perché è anche un atto di consacrazione alla fraternità, quando eh, si emette la professione perpetua, il candidato si affida alla fraternità perché noi sappiamo che, nella spiritualità di San Francesco, la fraternità è il luogo dove la vocazione di un frate nasce, cresce, si fortifica e raggiunge, possiamo dire, anche eh, come dire, quel culmine eh, grande che è la santità, perché poi, in fondo. Essere consacrati a Dio attraverso i voti di povertà, obbedienza e classità significa donarsi tutto a Dio e quindi cominciare un cammino di santità autentica. Padre Pio, poi, diciamo in tutti i sensi, anche da un punto di vista sacerdotale, in seguito ha proseguito davvero un cammino possiamo dire straordinario verso la santità. Domenica 27 gennaio 1907, davanti ai testimoni padre Gidio da Fragneto e padre Giustino da San Giovanni Rotondo, nelle mani del guardiano padre Raffaele Gorgoglione a San Giovanni Rotondo, ehm, Frappio ha professato i voti. Ma noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. E torniamo allora nel convento di Sant'Elia, intanto lo stiamo seguendo Fra Giuseppe, siamo nel museo del convento di Sant'Elia a Pianisi. Eccoti qua Fra Giuseppe. Eccoci nella sala dedicata come dicevo a Padre Pio, a Fra Pio. Come tutti i nostri conventi dove ha dimorato Padre Pio, anche qui a Sant'Edì abbiamo pensato ecco, di custodire alcuni oggetti appartenuti a Padre Pio. Senza dubbio di tutte le reliquie che custodiamo qui nel museo, quella più importante, anche perché non la si ritrova negli altri dieci conventi, è appunto questa, il libro delle professioni. Questa è la scrittura proprio di Padre Pio e Padre Pio racconta perché era obbligatorio farlo di proprio pugno ciò che avvenne la sera del 27 gennaio del 1907. La scrittura di Padre Pio è abbastanza difficile anche da, da decifrare. Padre Pio scrive appunto io fra Pio da Piedelcina, studente cappuccino avendo compiuto quattro anni di religione richiesti dai decreti pontifici dopo la professione dei voti semplici da me fatta nel noviziato di morcone nella provincia di sant'angelo il 22 gennaio 1904 essendo oggi in età di 19 anni mesi 8 e giorni 2 in questo giorno 27 gennaio 1907 ho fatto la mia professione solenne nel convento di sant'elia pianisi nelle mani del reverendissimo padre Raffaele da San Giovanni Rotondo, attuale guardiano, alla presenza della famiglia religiosa e specialmente dei reverendi padri sottoscritti come testimoni. Dichiaro poi che questa solenne professione è stata fatta di mia libera volontà e perciò mi considero quindi innanzi come legato per sempre quei voti dell'ordine dei cappuccini sotto la regola del serafico padre San Francesco d'Assisi, ha solo ed unico fine di attendere al bene dell'anima mia e dedicarmi interamente al servizio di Dio. Oltre di ciò, mi obbligo all'osservanza perfettamente comune secondo gli ultimi decreti pontifici e le disposizioni generalizie del 1886. In fede quindi del vero, mi sottoscrivo di proprio carattere, corredato pure con giuramento, oggi nel Convento di Sant'Elia Pianisi, 27 gennaio 1907, fra Pio da Piedrelcina. Fra Giuseppe che abbiamo ascoltato eh, i testimoni, Padre Gidio da Fragneto, l'abate, eh, Giustino da San Giovanni Rotondo, il guardiano, padre Raffaele Gorgoglione, anche se qui dobbiamo anche soffermarci sull'attenzione perché si chiamava padre Raffaello da San Giovanni Rotondo e poi i giovani frati Gregorio da Colle Danchise, Carlo da Pignataro Maggiore, Placido da San Marchillamis, Ferdinando da San Marchillamis e Pio da Pietrelcina. Andarono ad emettere la professione solenne, dichiarando così di, di considerarsi legati per sempre all'ordine dei frati minori cappuccini sotto la regola del serafico padre San Francesco. Ecco, una particolarità che ci ha un po' colpiti è come mai eh, fra Anastasio D'Aroio, che era il frate che aveva accompagnato fra Pio eh, nel, nell'ingresso a Morcone, nella vestizione, quindi poi nella professione mh, temporanea, eh, ha emesso la professione invece eh, qualche giorno prima, il 24 di gennaio del 1907, ma in un altro. Convento. Una particolarità. Intanto noi vogliamo ringraziare e salutare Padre Aldo Broccato che in queste settimane ci ha accompagnato in questo percorso santeliano. Grazie Padre Aldo, ricordiamo Padre Aldo Broccato che non solo è il rettore. Della chiesa di Santa Maria delle Grazie, di San Pio da Pietrelcina, qui a San Giovanni Rotondo, oltre ad essere il vicepostulatore della causa di eh, beatificazione del venerabile padre eh, Raffaele da Sant'Elia Pianisi, di cui abbiamo parlato, ehm, padre Aldo è eh, anche eh, impegnato nel, nel suo ministero come eh, vicario eh, provinciale, vicario della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio. Grazie, padre Aldo. Bene, grazie a voi, saluto tutti ovviamente, sono ben lieto di poter parlare e dare una testimonianza in ragione di Padre Pio a Sant'Elia Pianisi che è il mio paese e che quindi eh, diciamo, la sua presenza nel paese eh, di Sant'Elia Pianisi ha influito certamente sullo sviluppo religioso del paese e posso supporre ha influito anche sulle vocazioni, Sant'Elia ha avuto tante vocazioni. Adesso purtroppo ne siamo rimasti pochi, ma nel tempo tante sono state le figure che hanno intrapreso il cammino nella provincia di Foggia dei frati minori cappuccini. Non solo, ma ci sono tante figure di Sant'Elia piedisi che sono state molto vicine a Padre Pio. Cito tra l'altro Padre eh, eh, Raffaele D'Addario, il nipote di Padre Raffaele il venerabile. E poi padre Pellegrino Funicelli, che tutti ricordano, che è stato il testimone eh, diciamo, autorevole che ha eh, diciamo, accompagnato padre Pio eh, diciamo, nel transito. Eh, lui ha lasciato la testimonianza del suo beato transito, questo per dirne alcuni, ma tanti, tanti altri frati hanno potuto stare vicino a padre Pio, hanno collaborato con lui. E quindi possiamo dire che c'è un legame profondo tra questo paese e padre Pio da Petrelcina. Bene, allora io ringrazio Padre, Padre Pio TV per l'occasione che mi ha dato di parlare di Padre Pio a Sant'Elia Pianisi, di ciò che Sant'Elia rappresenta ancora oggi, perché è un luogo dove si custodiscono queste memorie. È il luogo, come già avevo accennato, dove c'è il documento della sua professione perpetua, scritta di suo pugno, ed è il luogo dove custodiamo appunto la memoria anche di fatti straordinari, abbiamo parlato della bilocazione, della lotta contro il demonio, di questo episodio del cane, ma poi ci sono anche tanti piccoli aneddoti, perché Padre Pio proprio a Sant'Elia ha vissuto quella santità feriale, possiamo dire, che era fatta anche di fraternità, di gite, di andare in campagna, proprio perché era il periodo della sua giovinezza, dello studio che lui ha intrapreso e soprattutto della preparazione che lui ha, ha portato avanti con impegno per consacrarsi definitivamente a Dio e all'Ordine dei Frati Minori Capuccini. Grazie a Padre Pio TV, un saluto di pace e bene a voi tutti. Grazie Padre Aldo e vogliamo anche ringraziare Padre Giuseppe Triciuoglio a Sant'Elia Pianisi. Grazie Fra Giuseppe, grazie per la tua disponibilità. Un saluto anche a tutta la fraternità che, so, eh, che accoglie eh, tanti pellegrini che giungono direttamente a Sant'Elia Pianisi. Ricordiamo, siamo in provincia di Campobasso, nel Molise. Grazie, grazie Fra Giuseppe. Sì, diciamo che come sempre le cose belle e preziose meritano anche un po' di sacrificio. Comprendiamo che arrivare qui da noi non è semplice, però tanti gruppi che vengono, eh, ciò che appunto dicono che al di là poi della difficoltà di arrivare, però poi rimangono veramente, eh, come dire... Ben, ben impressionati per l'accoglienza, per ciò che visitano, anche perché eh, visitare il convento e visitare Sant'Elia non significa semplicemente visitare ciò che riguarda Padre Pio, ma significa visitare tutto il mondo che riguarda il venerabile padre Raffaele, come la casa dove è nato, la masseria, un po' come Piana Romana, a Piedelcina per Padre Pio, così qui a Sant'Elia ci sono le terre che appartenevano Ecco, alla famiglia del venerabile, alla famiglia del venerabile Pare Raffaele. C'è la possibilità ovviamente di vivere delle giornate di spiritualità, c'è la possibilità anche di fermarsi a dormire, eh, grazie anche ad un albergo che c'è la possibilità anche di poter mangiare in convento per i gruppi, eh, c'è la possibilità insomma di poter vivere dei bei momenti di spiritualità all'ombra eh, di Padre Pio e del venerabile eh, Pare Raffaele. Quindi... Non ci rimane che dirvi grazie, vi aspettiamo, sarete sicuramente i benvenuti e cercheremo di farvi sentire a casa vostra. E pace e bene. Pace e bene, grazie, grazie Fra Giuseppe. Un saluto a tutta la Fraternità di Santelia. Noi eh, terminiamo qui il nostro appuntamento con la vera storia di Padre Pio da Pietrelcina. Vi aspettiamo. Nel prossimo, eh, nel prossimo appuntamento per un ulteriore percorso. Ecco, questo studente che continua a sì, viaggiare, a mm, andare in altri conventi, però c'è qualcosa che non va e lo scopriremo proprio dalla prossima puntata.